già stasera è uscita a cena. In fondo adesso il mondo è la sua casa. Madeleine, tu pensa che strana la sorte. Marco Pasquinucci, Rebecca, una donna brutta, semplicemente brutta, che si racconta. E questo racconto tu lo hai collocato al buio. Sì, perché il buio è l'elemento principale della drammaturgia, oltre alle parole, alla presenza dell'attore al buio, insieme al pubblico. Il buio è il luogo dove questa bruttezza può essere raccontata, perché il buio permette di non vedere e quindi di non far scattare il pregiudizio, l'orrore che si avrebbe vedendo la bruttezza, no? E quindi questa bruttezza si sente protetta e può essere, si può raccontare. Dall'altro punto di vista anche lo spettatore è protetto, no? da questa bruttezza e può ascoltare. E può anche, utilizzando, insomma, Shakespeare ce l'ha insegnato, ma lo sappiamo benissimo, il buio permette di immaginare anche questa bruttezza, che non ha un'immagine precisa, ma nel buio ogni spettatore può, attraverso il racconto, le parole, ma anche la relazione che si sente appunto dell'attore con il pubblico all'interno del teatro, al buio, può immaginare la sua bruttezza. Sì, il buio buono, venato d'azzurro, che non giudica, in cui Rebecca riesce poi a trovare il suo posto. Esatto, è stata proprio questa frase, il buio buono venato d'azzurro, in cui lei si sente a suo agio, comoda, no? Di poter esprimere al di là del pregiudizio. E poi un'altra frase importante appunto del gioco che fanno con Lucilla, la sua migliore amica, l'amica un po' grassottella, che giocano a confezionarsi i sogni, e Lucilla gli confeziona questo sogno di questo grandissimo concerto che Rebecca farà in questo anfiteatro, che però lo farà al buio. Infatti gli dici: tu suoni, però la gente non ti vede perché sei al buio, quindi tu sei libera di essere, di suonare per quello che sei. Le persone ti ascoltano al di là del tuo corpo, della tua immagine. E quindi questi sono stati due elementi del testo che ci hanno fatto pensare che il buio a teatro fosse proprio il luogo giusto dove raccontare questa storia. Un buio che coinvolge te in scena, noi come spettatori, e crea un momento, sì, particolare. Sì, guarda, è un terreno anche di sperimentazione per noi, no? Perché, come dire, negli spettacoli tradizionali, più o meno anche di ricerca, in qualche modo, voglio dire, si sa un po' di più, no? Di dove si va a parare. Invece questo spettacolo, che è basato molto sull'ascolto e sul sentire, no? Al buio l'attenzione del pubblico, i piccoli rumori, la noia, delle volte appunto magari qualcuno si addormenta, non è mai successo, però il buio può essere, si amplificano tantissimo, no? Quando tu, succede a tutti, no? Un chiude gli occhi per ascoltare meglio, e qua siamo nel buio, non c'è bisogno di chiudere gli occhi, qualcosa si intravede, ma come dire, gli altri sensi vengono potenziati, la vicinanza dell'attore, che è possibile, no? Mentre invece in un universo visivo questa sarebbe chiaramente, avrebbe un altro significato, no? In questo caso diventa davvero anche per me una scoperta ogni volta, no? Una prova diversa per capire il funzionamento e l'intimità, io utilizzo questa parola, l'intimità che si crea in questo lavoro, in questo rapporto, in questa storia, che tra l'altro appunto è di Rebecca, che ha una voce maschile.